Un'altra partita non adatta ai deboli di cuore, l'Italia del CT, del commissario tecnico Massimiliano Bellarte, non va oltre il secondo pareggio consecutivo contro la Slovenia del selezionatore Tomislav Horvat. Non basta il gol ritrovato su calcio di punizione di Alex Merlim, non basta la seconda perla in quella di Groningen firmata da Douglas Nicolodi dopo il 3-3 con la firma nella finale all'angolino con il sinistro di Kainan De Matos. Ragazzi, un altro pareggio che adesso lascia aperte tante strade per quanto riguarda la qualificazione, ma ci vorrà una grande Italia, una grande Italia, un'Italia completamente diversa rispetto alle prime due uscite stagionali in questa competizione, in quella di UEFA Futsal Euro 2022, in quella di Groningen contro il Kazakistan nel primo pomeriggio venerdì per l'ultima, la terza sfida di questa fase a gironi dell'Europeo di calcio a 5 contro il Kazakistan, la grande favorita alla vigilia nel gruppo B all'Europeo di Groningen contro la formazione allenata da Paolo Riccardo Kakà, impegnata tra pochi minuti proprio contro la Finlandia per poter volare in testa al gruppo B dell'Europeo. Un'Italia che si salva nella finale con il palo dell'estremo difensore Berzalek, il tentativo con l'Italia spinta in avanti con l'uomo in più Carmelo Musumeci, con la casacca del portiere, un portiere che abbiamo perso perché l'Italia del CT, del commissario tecnico Massimiliano Bellarte, perde prima della sfida contro la Slovenia di Tomislav Horvat, perde il giocatore più rappresentativo insieme a Alex Merlim, perde Stefano Mamarella con il Covid che taglia fuori la leggenda dello sport italiano per quanto riguarda il calcio a 5. Quindi senza Stefano Mamarella ma con Lorenzo Pietrangelo in porta, l'estremo difensore della Camedosson ha messo a segno una prestazione pazzesca, ha salvato a più riprese la difesa azzurra con una serie di parate. Italia fortunata tra la fine del primo tempo, l'inizio del secondo con due legni per la Slovenia, Slovenia che dopo il 4-4 con tanto anche rammarico contro il Kazakistan di Paolo Riccardo Kakà sfiora l'impresa, sfiora la seconda vittoria anche contro gli azzurri con il rinvio a porta vuota da parte di Berzalek che colpisce prima il palo e poi la traversa a un paio di secondi dalla fine. Quindi davvero è andata di lusso come è andata di lusso nella finale contro la Finlandia con quel tentativo finlandese che si è spento a lato di pochissimo. In questa occasione invece è il palo e la traversa a salvare la nazionale di Massimiliano Bellarte. Italia in vantaggio dopo 40 secondi, dopo poco meno di un minuto con lo strappo vincente di Douglas Nicolodi, l'ex giocatore dell'Acqua e Sapone, visto anche con la maglia della Sandro Abate Avellino, attualmente in forza all'Olympus Roma, batte Ozbian sulla velocità e poi batte Berzalek con il destro per il gol del vantaggio azzurro. Palo, ancora tanta sfortuna in quel di Groningen per Alex Merlim, il pareggio sloveno arriva proprio su una rimessa, la battuta da Turk, la deviazione di Merlim a battere Pietrangelo per il gol del pareggio sloveno al decimo. Si vede ancora l'Italia con Kainan De Matos protagonista, ma poi la nazionale di Bellarte scompare dal campo di Groningen. È solo Slovenia nella seconda parte del primo tempo con il sinistro di Ozian, ma poi anche da dire, da raccontare ad inizio ripresa il palo di Turk, il palo anche di Totoskovic che fa davvero tremare la retroguardia azzurra. Un'Italia che è quasi irriconoscibile in quella di Groningen e su una ribattuta con un rimpallo favorevole con Merlin che cerca di liberare l'area, c'è il recupero di Ozian che batte, salta Pietrangelo e deposita in rete il gol del sorpasso sloveno, rimonta completata in quella di
di Groningen, Slovenia, che comanda il match e che sfiora anche a più riprese il tris. Ma proprio nel momento del bisogno ci pensa il giocatore con più esperienza, il giocatore più rappresentativo, con Alex Merlima, che grazie anche a una deviazione incolpevole Berzalek su punizione è 2-2, è di nuovo tutto pari in quel di Groningen. Un gol che sveglia un po' la nazionale. Bellart inserisce anche l'uomo in più, attenzione perché la Slovenia sfiora il 3-2 con lo scambio tra Kujek e Fetic, con il giocatore della Petrarca che lascia davvero che sbaglia un gol praticamente fatto, il gol che poteva dare il nuovo vantaggio sloveno. Arriviamo nella finale, l'Italia è pericolosa con Nicolodi, è pericolosa ancora con Alex Merlim, vola Berzalek in corner, ma poi nella finale sul pallone perso mancavano esattamente 2 secondi alla conclusione, la rimessa veloce di Berzalek, palla sul palo e poi sulla traversa. L'Italia della CT, della commissario tecnico Massimiliano Bellarte, può respirare, ma venerdì ci sarà il Kazakistan per decifrare quale sarà il risultato finale, se sarà qualificazione o sarà eliminazione. Intanto tanta sfortuna per Stefano Mammarella, costretto a salutare l'Olanda in anticipo. Per lui il Covid taglia ogni possibilità di recupero per la sfida anche contro il Kazakistan. Gli altri risultati di questa seconda giornata di UEFA Euro Futsal 2022, partiamo dai risultati che si sono materializzati venerdì sera con il successo 7-1 della Russia contro la Slovacchia, 3-1 della Croazia contro la Polonia, e partite giocate sabato con il successo 3-2 della Georgia contro l'Azerbaigian, il 5-1 della tanto quotata Spagna contro la Bosnia Erzegovina, seconda giornata che si è aperta con la vittoria dopo la sconfitta contro l'Olanda per l'Ucraina ai danni della Serbia 1-0, vittoria con il poker invece per il Portogallo, campione del mondo in carica, 4-1 contro l'Olanda. Le partite che saranno disputate invece domani con Croazia contro Russia, Polonia contro Slovacchia, e poi le partite che verranno disputate nella giornata di giovedì con Bosnia Erzegovina contro Georgia, Spagna contro Azerbaigian, e poi venerdì finalmente ancora una volta l'Italia in campo per la terza e ultima partita contro il Kazakistan del selezionatore Paolo Riccardo Kakà, della leggenda vivente Leo Higuita. Forza azzurri, ma ragazzi, c'è qualcosa che non va. È ancora una volta un pareggio, una prestazione in chiaro scuro, una prestazione al di sotto delle possibilità per la nazionale azzurra allenata da Massimiliano Bellarte. È 2-2 a Groningen con il brivido finale, con il palo all'ultimo secondo firmato Berzalek. Per l'Italia si salva ancora una volta la leggenda vivente Alex Merlim, nel bene e nel male, e uno strepitoso stralipante da Douglas Nicolodi. Grazie per attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.